Ciao a tutti amici di tecnologia su misura.net e benvenuti in questo nuovo tutorial in cui sostanzialmente vi spiegherò come accendere un alimentatore senza la necessità che questo sia collegato al PC. Prima di partire con la guida vera e propria, però voglio aprire una breve parentesi perché quando si gioca con l'elettricità, e già gioca è un termine abbastanza improprio, bisogna prestare sempre la massima cautela. Infatti basta pensare che se bastano circa 0,3-0,4 A per procurarsi una folgorazione letale, un alimentatore è in grado di erogare anche decine di ampere su una singola linea di voltaggio. Quindi, soprattutto se siete minorenni o se non siete pratici di elettronica, insomma, non vi sentite a vostro agio, fatevi comunque aiutare da un adulto o da una persona competente perché non voglio avere sulle spalle, sulla coscienza un suicidio di massa. Comunque, detto questo, cominciamo a spiegare un po' di quello che ci vogliamo occupare. Innanzitutto, perché accendere un alimentatore senza che questo sia collegato al PC? Sostanzialmente ci possono essere due motivi. Il primo è per effettuare una diagnostica grezza dell'alimentatore, cioè se il computer non funziona e si vuole verificare che l'alimentatore non sia la causa, allora si può sostanzialmente provare ad accenderlo in questo modo e appunto verificare se questo funziona. E tuttavia ci sono degli apparecchi appositi, poi semmai vi metto l'immagine o il link nella descrizione del filmato, che servono apposta per diagnosticare il corretto funzionamento dell'alimentatore. In seconda ragione, l'alimentatore può essere davvero utile per anche testare diversi tipi di periferiche o diversi tipi di dispositivi elettronici. Infatti un alimentatore ci permette di usufruire delle linee di voltaggio più diffuse, che sono la 5V, la 12V, la 3,3V. Detto questo, adesso possiamo cominciare appunto a mostrarvi come funziona. Noi per semplicità semplicemente attiveremo una ventola da 120 mm, tuttavia si possono anche alimentare, come ho detto, diversi tipi di periferiche oppure anche delle strisce LED luminose, ad esempio. Questo dipende dalla vostra fantasia e dalla vostra competenza. Comunque cominciamo a esaminare i cavi che abbiamo a disposizione con un alimentatore, o almeno i principali. Innanzitutto vediamo che il cavo arancione per convenzione indica la linea da 3,3 V. Il cavo rosso la linea da 5 V e il cavo giallo dovrebbe indicare la linea da 12 V, mentre i cavi neri indicano la massa, cioè ci serviranno per chiudere il circuito e appunto permettere alla corrente di transitare all'interno del nostro circuito. Poi abbiamo a disposizione naturalmente altri tipi di cavi, però basterà che andiate su Wikipedia e troverete appunto il voltaggio relativo e la funzione relativa. Noi abbiamo trattato solo quelli più importanti. Per invece accendere l'alimentatore senza che questo appunto sia collegato al PC, sarà necessario creare un contatto tra il cavo verde e un cavo di massa appunto per chiudere il circuito. Quindi, per comodità e per chiudere il circuito, io ho semplicemente ritagliato un piccolo cavo elettrico e ho esposto le estremità in rame. È tuttavia possibile, ad esempio, prendere una graffetta, possibilmente che questa sia isolata. Adesso non so di preciso che intensità di corrente passa tra il cavo verde e quello nero, però è sempre meglio prendere tutte le precauzioni migliori e proteggersi dal contatto con la corrente elettrica. Comunque, sostanzialmente, per accendere l'alimentatore senza che questo sia collegato al computer, prendiamo il nostro cavo e cerchiamo di creare, adesso non vedo molto bene, creiamo appunto un contatto tra i due cavi che ho appena citato. A questo punto possiamo collegare la nostra ventola in questo verso, ok? Adesso i cavi di questa ventola sono un po' storti e non entrano, fanno un po' di resistenza, ok? Abbiamo fatto, ve la metto qui e intanto stabilisco l'alimentazione dell'alimentatore.
Adesso accendo l'interruttore e come vedete sia la ventola che abbiamo collegato sia la ventola dell'alimentatore ruotano come ci aspettavamo del resto. Tuttavia, l'ultima cosa da segnalare è che il contatto tra il cavo verde e il cavo di massa deve essere costante. Infatti, se interrompo il circuito, la ventola smette di ruotare. Ecco. Come vedete, è un'operazione davvero molto semplice. Tuttavia, come vi ricordo ancora, vi esorto a prendere la massima cautela. Con questo abbiamo concluso, speriamo che il video vi sia piaciuto, un saluto a tutti, amici di tecnologiasumisura.net da Valerio.